sempre in diretta dal Future Lab con Camera di Commercio Rete 7. Sono venuti a trovarci, abbiamo fatto una staffetta, le colleghe di Camera hanno preso posto nel Book Club per il prossimo incontro, è appena terminato l'incontro precedente e noi ovviamente abbiamo la fortuna di avere qua gli ospiti. Sono qua con noi Igor Gallo, buona giornata Igor. Buongiorno. I libri per bambini, gli obblighi degli editori. Tu sei responsabile del servizio metrico della Camera di Commercio. E poi con te, sempre protagonisti dell'incontro di prima, Elena Fontana e Cristina Marafante. Buona giornata anche voi. Per voi invece siete del TUV Italia. Adesso voi ci spiegherete anche che cos'è il TUV Italia. Recuperiamo anche i microfoni, così almeno muniamo anche il TUV Italia di una amplificazione. Grazie. L'incontro, il tema dell'incontro aveva questo titolo: i libri per bambini, gli obblighi degli editori. Ma il sottotitolo è secondo me ancora più interessante del titolo: la linea sottile che separa un libro per bambini da un libro giocattolo soggetto a marcatura. Cioè, qual è questa linea sottile che separa un libro per bambini da un libro giocattolo? Fate voi, c'è qua vado adesso. Io, dai. Allora, no, se parli tu, però c'è una premessa. Che cos'è TUV Italia? Perché altrimenti. Chi è TUV Italia, esatto. Che cos'è TUV Italia? Perché noi su TUV Italia, se volete, facciamo un gioco a quiz a casa, ma io credo che rischierebbe di risultare deserto in termini di risposte. Esatto, chi è TUV Italia? TUV Italia è un ente terzo di valutazione di sicurezza dei prodotti e dei luoghi di lavoro. Ci occupiamo noi, io ed Elena, principalmente della sicurezza dei giocattoli, dei prodotti a contatto con gli alimenti e il regolamento REACH. Quindi aiutiamo, nel nostro caso, gli editori a capire qual è la linea sottile. Sicurezza che dei giocattoli, adesso io devo fare una traduzione per la signora Maria che abita a Voghera, no? Quindi se il colore con cui è stato fatto il giocattolo è tossico, se la plastica, se... È corretto? Giusto, confermo. Confermo. Esatto, una volta identificato che il libro va in mano a un bambino, che sia un libro di fiabe o che sia un libro educational, come si diceva poco fa, non ha importanza, deve essere sicuro per l'utilizzatore, quindi per il bambino. Valore aggiunto, una volta definito che il libro invece è un giocattolo, quindi ha superato quella linea sottile che menzionava poco fa, quindi corrispondente alle linee guida date dalla comunità europea, risponde alla classificazione di giocattolo, questo libro deve essere marcato CE, deve avere le avvertenze proprie della direttiva del giocattolo e quindi l'editore è obbligato, è costretto a fare delle valutazioni addizionali in merito agli inchiostri utilizzati, le colle utilizzate, la modalità di creazione di questo libro non può avere parti taglienti o acuminate, ad esempio il vano batterie deve essere ben chiuso, perché se va in mano a un bimbo piccolo che prende questo libro, lo porta alla bocca, può essere... Interisce la batteria delle... Esatto, può essere pericoloso per l'utilizzatore, quindi per il nostro bambino. In pratica è fondamentale che la signora Maria di Voghera vada a verificare, e nonna, che quindi sta comprando un libro giocattolo per il proprio nipotino, stia attenta e accorta a questo. In pratica deve capire che se è un libro dove lo scopo ludico del bambino, cioè il bambino si diverte a sfogliarlo perché ad esempio è un libro bagno, è un libro con tanti colori e poche immagini, la signora Maria deve pretendere che questo prodotto abbia la corretta marcatura CE, che significa che l'editore si è imposto di fare delle valutazioni di sicurezza. Questo lato consumatore. Esatto. Lato impresa? Lato impresa significa che l'impresa metta in campo un percorso atto a dimostrare la conformità del prodotto stesso, e in questo caso se il prodotto cade all'interno della direttiva giocattoli seguendo il percorso previsto dalla direttiva stessa, quindi preparare un fascicolo tecnico. Il fascicolo tecnico partirà sicuramente da un'analisi dei rischi connessi col prodotto stesso, una serie di test secondo le norme, ci sono delle norme armonizzate, parliamo, come diceva la dottoressa Marafante, di normativa europea, quindi abbiamo un decreto legislativo italiano che recepisce una direttiva, quindi in tutti gli stati membri sostanzialmente le regole sono uguali. Anche i prodotti che arrivano dal di fuori del mercato europeo, quindi il fabbricante extra UE, comunque ci deve essere un soggetto che normalmente è l'importatore,
che lo immette sul mercato che dovrà sincerarsi che le procedure di valutazione siano state fatte. Quindi da un lato magari dei costi, dall'altro lato però la garanzia che il prodotto quando viene acquisito soddisfa i requisiti di sicurezza stessa. Igor, tu pensavi di cavartela, però se loro sono TUVE, adesso finalmente abbiamo capito che sono un ente terzo proprio per la regolamentazione e il controllo di tutto questo, non è che io sul servizio metrico della Camera di Commercio possa spendere chissà quali parole per descrivere che cosa fate, quindi ho bisogno del tuo aiuto. Sì, diciamo che il nome forse è un po' ingannevole perché nasce, noi storicamente nasciamo e continuiamo a lavorare sulla metrologia, quindi noi abbiamo un ruolo di controllo sugli strumenti di misura per semplificare utilizzati nella transazione commerciale, quindi dai misuratori di carburante piuttosto che non le bilance utilizzate nei punti vendita eccetera eccetera, che devono seguire una serie di regole in termini di fabbricazione ma anche di controlli successivi, e noi abbiamo il compito di vigilare su questa materia. Insomma, che quel metro sia proprio un metro, non sia di 99 centimetri o di 105. Esatto, oppure quel litro, quei 10 litri di carburante che sto acquistando oggi costa anche un fracco di soldi, siano veramente 10 e non 9,5 per esempio. Però, perfetto, quindi nel periodo post pandemico siete i controllori di quei pacchi di pasta asciutta che da 500 grammi sono passati a 400. Esempio. Però loro l'hanno scritto, quindi è giusto. Infatti, siccome noi eravamo un'autorità di vigilanza all'interno della Camera di Commercio, hanno pensato bene di aggiungerci anche la vigilanza sulle normative di sicurezza prodotti, tra le quali i giocattoli. Purtroppo il nome è rimasto il vecchio nome storico che è servizio metrico, e quindi anche quando andiamo presso le imprese diciamo siamo nel servizio metrico della Camera di Commercio, a quel punto il punto interrogativo si dipinge sul volto del soggetto che non capisce bene, poi gli spieghiamo, e quindi noi siamo quell'autorità che fa i controlli, ossia si sincera che sul mercato i prodotti abbiano seguito i percorsi corretti. Mi pare di comprendere che all'interno di questo vostro compito, di questa vostra mission, ci siano più funzioni: una informativa rispetto al cliente, ai diritti che questo ha di trovare un prodotto marcato CE, come avete giustamente correttamente detto; l'altro di controllo, immagino nel mondo dell'editoria, visto che gli editori poi si rivolgono a delle stamperie che svolgono questo servizio, a tutta la filiera della produzione, per fare sì che possano essere conformi i prodotti, ma anche per formarli a essere a generare, a creare prodotti conformi. È corretto? Direi che è corretto, diciamo che la Camera di Commercio è un po' la casa delle imprese, quindi noi, infatti nelle mie slide all'inizio c'è proprio questa specificazione, siamo un'autorità di vigilanza, però cerchiamo di investire nel creare cultura, perché ci rendiamo conto che c'è bisogno di cultura, di conoscenza, di informazione. L'evento odierno, come molti altri eventi che facciamo, hanno questa funzione. Poi parallelamente ovviamente l'attività di vigilanza è parimenti importante, anche per valorizzare quei soggetti che le regole le seguono, a discapito invece dei soggetti che magari non le seguono e hanno anche dei vantaggi economici. In merito a questo discorso e dall'intervento che avete fatto al Book Club, quali sono le grandi questioni o irrisolte oppure su cui occorre continuare a lavorare? Quali sono i nodi al pettine? Me ne verrebbe uno, ma forse è banale: la concorrenza di mercati extra, cioè che portano all'interno dei consumatori italiani dei prodotti che non sono conformi, un po' la lotta del parmigiano reggiano che arriva dal Cile, legata al mondo della sicurezza tra virgolette, ma immagino che ce ne siano altri. Sì, principalmente, come si diceva poco fa, è importante che gli editori, i distributori, la libreria, le biblioteche capiscano che certe categorie di libro devono tassativamente essere considerati giocattoli, non è una scelta. Quindi il termine, secondo me, il nodo maggiore, lo scoglio maggiore da superare è l'ignoranza, proprio che ignorano il fatto che stanno vendendo dei giocattoli, e non è solo una scelta dire io questo libro lo marco CE o non lo marco CE, è un'imposizione, è una legge in vigore dal 2009, quindi ormai sono 15 anni, che ci dice che certe categorie di libro devono tassativamente... Da come me lo stai raccontando però qualcuno non l'ha ancora capito. Esatto, sfortunatamente molti non hanno capito e tanti fanno i furbi dicendo ma sì, magari è solo non un è libro. Così. Esatto, è solo un libro, quindi chiediamo proprio all'utente finale fate attenzione perché si sta parlando della sicurezza dei bambini. Esistono delle sanzioni in merito?
importanti. Sì, le sanzioni ci sono, sono sanzioni importanti, infatti a fine incontro le abbiamo anche espletate. Peraltro la direttiva sui giocattoli ha un doppio profilo per alcuni aspetti, cioè se il prodotto che viene immesso risultasse essere poi non conforme da prove di laboratorio, c'è addirittura un profilo penale. Viceversa, problemi invece più di tipo formale, magari non è stato fatto il fascicolo tecnico, non è stata posta la marcatura, si porta dietro sanzioni che vado a memoria, dai 5 ai 30 mila euro, quindi sono sanzioni importanti. In questo caso, fortunatamente, perché nella materia della sicurezza prodotti talvolta c'è proprio il dubbio interpretativo, e ricade o non ricade, e le direttive normalmente danno in capo al fabbricante l'onere di capirlo se ricade o non ricade nella direttiva stessa. In questo caso, come diceva giustamente la dottoressa Marafante, ci sono delle ottime linee guida che sono scaricabili gratuitamente dal sito della Comunità Europea, dove è scritto che noi come autorità di vigilanza poi le seguiamo pedestremente, sono il nostro riferimento. Ci sono molti esempi che spiegano quando un libro è giocattolo e quando non lo è, quindi l'invito è... C'è anche il togliere dal mercato il prodotto come sanzione? Assolutamente sì, il prodotto che non è conforme o non presenta le sue marcature, le marcature, le avvertenze eccetera, oltre alla sanzione si porta dietro certo anche un sequestro. In alcuni casi poi il prodotto è conformabile, quindi magari mancano le avvertenze, se è solo quello magari vengono rimesse le avvertenze e viene restituito, in altri casi invece vengono proprio distrutti questi prodotti. Volevo aggiungere un'ultima cosa, proprio per assistere le aziende in questa difficile cernita di categorizzare il prodotto, noi offriamo anche gratuitamente dei webinar online, quindi con un'ora e mezza di tempo alla settimana. Trattiamo diversi argomenti, nello specifico sempre sul giocattolo perché è il nostro ambito principale. Quindi invito a seguire sul nostro sito, nella sezione eventi, per proprio poter accedere a questi webinar gratuiti. Come riusciamo a mettere innanzitutto davanti quello che deve stare davanti, ossia la salvaguardia della salute del bambino, con quello che poi possono essere meritevole il webinar, però immagino che per una piccola impresa, per una piccola casa editrice, possono essere degli oneri importanti, o non lo sono, magari semplicemente la mia ignoranza rispetto a un prodotto piuttosto che un altro, per garantire comunque l'accesso a questo mercato anche alle case editrici più piccole, che non hanno delle possibilità, degli studi interni capaci di affrontare questo passaggio. Sì, non è necessario per quel che concerne i giocattoli, ma i libri in generale, fare delle valutazioni presso dei laboratori. Come spiegavamo anche prima durante il seminario che abbiamo tenuto poco fa, è importante che l'editore capisca, ad esempio, quali sostanze utilizza per la realizzazione del suo libro. Se alla stamperia a cui si rivolge andassero a chiedere tutti quanti qual è il tuo inchiostro, qual è la scheda di sicurezza del tuo inchiostro, è tossica la colla che stai usando per le mie pagine? Semplicemente con un minimo oppure di accortezza... Oppure semplicemente sei capace a fare prodotti marcati c'è? Sì, esatto, ci vorrebbe un minimo però di attenzione, di sicurezza, un minimo di stare attenti a quello che si fa. Ci sono delle linee guida, ok, sono in lingua inglese perché sono comunitarie, ma dicono esattamente che cosa fare e che cosa non fare, quindi tante volte è sufficiente l'impegno, non è solo una questione economica. Igor, Elena e Cristina, davvero grazie di cuore per questo spaccato su un dietro le quinte, no? Però è importante, che va a toccare la vita di tante tante famiglie. Grazie ancora, vi auguro un buon salone